Ciao ragazzi, i nostri trisavoli non avevano bisogno di tante cose per andare in montagna. Gli bastava un buon bastone di legno. Solo che il buon bastone di legno può rompersi e quindi per la sicurezza non è proprio il massimo. Alla fine è legno, no? Se uno si pesa un po' troppo sopra, si rompe e uno si fa male. Si rompe? No, non si rompe. Si rompe. E non si rompe. Non si rompe. Insomma, non si rompe, però fa un po' male alle mani, no? Non è molto ergonomico. Per le nostre mani da computer servirebbe qualcosa di un po' più moderno. Ecco, Questo può andare bene? questo è perfetto. Con questo sì che sono comodo. Come avrete sicuramente capito dal simpatico sketch precedente, oggi siamo qua nel bosco per parlare delle nuove bacchettine della How To. Sono delle bacchettine da trekking che vengono fornite in una comoda sacchetta con retina, in maniera tale che se le riponete bagnate non ci sono problemi. E hanno la peculiarità di avere un sistema di sblocco, blocco molto pratico e rapido che le mette in competizione con le più care e blasonate marche di bacchettine da trekking, senza però avere il prezzo oneroso di queste ultime. Nella confezione, oltre alle bacchettine, troviamo il tappino di gomma. Il puntale da mettere in fondo alla bacchetta se si utilizzano non su un ambiente montano, ma ad esempio per fare Nordic walking, per fare una passeggiata sul cemento, sull'asfalto, per non rovinare la punta che comunque è di qualità perché è in tungsteno. Poi l'anellino, il dischetto per evitare che sprofondino quando li utilizziamo sulla neve. E adesso prendiamo bene in analisi il sistema di cui vi parlavo prima, di apertura e chiusura. All'interno della bacchettina c'è un cavo in acciaio gommato che va a eliminare quei fastidiosi sistemi a vite che ci sono sulle comuni bacchettine, in quanto dopo un po' quei sistemi con la neve soprattutto, con l'umidità, si bloccano e necessitano quantomeno di molta manutenzione. Questo è un sistema a zero manutenzione che funzionerà sempre. Vi dicevo, all'interno c'è questo cavo d'acciaio che una volta mandato in tensione, tirando l'ultimo tubicino, la nostra bacchettina è bella che pronta. La regolazione della lunghezza verrà effettuata sbloccando questa levetta e potremo avere un'escursione da 100, circa un metro di altezza, fino a 125. Quindi quanto basta per utilizzare queste bacchette sia in salita che in discesa. Questo sistema di blocco, anch'esso molto pratico e affidabile, è ben realizzato, direi in ottimi materiali. Buono anche il fatto che ci sia un'impugnatura molto ergonomica e una seconda impugnatura più bassa, se per caso ci troviamo ad esempio a fare un pezzo, mettiamo in piano, e poi un piccolo pezzo in salita oppure con un falso piano in cui abbiamo bisogno di portare la nostra mano un pochettino più in basso, non abbiamo bisogno di regolare ogni volta la bacchetta, ci limiteremo a impugnarla per quel breve pezzo un pochettino più in basso e poi a rimpugnarla sopra. Naturalmente il laccetto per non perdere la bacchettina è regolabile in altezza ed è molto comodo, imbottito, peluccioso, piacevole da tenere in mano. La bacchetta è molto resistente e anche se provate a pesarvi non si inflette. Quindi, nonostante il peso molto contenuto, siamo sotto i 300 grammi, abbiamo a che fare con un ottimo prodotto, economico, pratico, nel sistema di apertura e chiusura e resistente. Per chiuderla sarà sufficiente, vi faccio vedere, premere questo bottoncino per sganciare, riporre la prima sezione di tubo e poi piegare la nostra bacchettina, che risulterà molto piccola. È per quei percorsi di misto in cui abbiamo dei pezzetti magari di arrampicata da mettere le mani, dei pezzetti invece dove ci servono le bacchette. Aprire e chiudere queste bacchette è veramente comodo, pratico e veloce. Al contrario di quei sistemi,
a vite, dove ogni volta gira, 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 ogni volta dobbiamo regolare la nostra lunghezza ideale. Invece in questo caso la lunghezza rimane prefissata e nel momento in cui andiamo a riaprirla ci ritroviamo la lunghezza che avevamo deciso prima, quindi non vanno regolate ogni volta. Questo è un altro punto a loro favore. Vi lascio il link in descrizione su dove potete acquistarle. Se volete iscrivetevi al canale per altre future recensioni e se avete domande, dubbi o commenti da fare, qua sotto c'è il posto. Un saluto e alla prossima recensione.